Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Oggi il tempo, tanto per cambiare, è magnifico, ci sono 29 gradi, 29-30 gradi, con una umidità del 60%, si sta benissimo. Ho ricordato, oggi non parliamo di Tanzania, però ho ricordato tante volte che l'aspetto più incredibile per me venendo qua. Ad aprile faccio 2 anni, è l'aspetto relativo al clima, no? Il clima è una cosa incredibile, vivo vicino al mare, eppure il clima in linea di massima durante tutto l'anno è un clima secco, caldo ma secco. Ci sono anche pochissime zanzare, quindi quello che ho pensato di fare, che sono un po' un creativo, no? Per capire le cose. In questo momento io non ho la televisione in casa, però ho il computer. Dove io guardo i film, no? Io i film me li scarico da internet, scusate questa parentesi, scarico da internet e poi me li guardo, però in casa naturalmente c'è sempre un po' più caldo. Allora ho deciso di mettere un monitor fuori e di vedermi i film fuori al fresco. Ma fuori è talmente fresco la sera che hai bisogno del maglione. Può sembrare una cosa assurda, non è umidità, umidità non c'è, però è talmente fresco che hai bisogno di coprirti. Però naturalmente è tutta un'altra sensazione. Sarà quindi la prossima settimana finisco questa operazione qua e mi godrò qualche film al fresco, eh? Comunque ora ritorniamo alle cose importanti. L'intervento di oggi verterà principalmente su quello che sta succedendo soprattutto nel settore bancario. Una banca piuttosto importante in California, la terza banca, credo, della California, la Silicon Valley Bank, è andata improvvisamente fuori business. Altre banche sono andate fuori business, come la Signature Bank di New York, che non direttamente, però che conosco abbastanza bene. E poi ci sono anche altre banche in bilico, secondo Bloomberg, che è una delle. Sapete, riviste, no? Più importanti, tutto online, comunque più autorevoli a livello finanziario in America, probabilmente la numero uno, prevede che altre 6 o 7 banche andranno fuori business. Anche addirittura la banca del gruppo Schwab è in crisi. Quindi c'è questa situazione che in parte era prevedibile, no? Perché io ormai parlo quasi da 3 anni di queste cose, c'è una grossa bolla speculativa in Wall Street e in vista del grande reset, la situazione è questa, anche in considerazione della grande speculazione che c'è sempre a livello finanziario. E quindi oggi facciamo una puntata dedicata in particolare al settore bancario e alle aziende di rating, quindi di diciamo quelle aziende che sono lì per certificare la qualità, no? Di tutte le altre aziende come Moody's, S&P, Fitch, eccetera, eccetera, di cui ci parlerà il dottor Manca, che ringrazio naturalmente di essere con noi. E poi parleremo anche delle aziende di auditing, che noi non conosciamo magari tutta questa realtà, ma le grandi aziende hanno dei sistemi di controllo interni ed esterni, quindi per conto terzi, aziende terze, che alla fine dell'anno vanno lì e controllano se l'azienda sta gestendo bene. Perché lo devono fare questo? Lo devono fare perché la maggior parte delle aziende sono quotate in borsa e per tutelare il consumatore finale, in questo caso il governo americano, ha delegato a delle strutture professionali che dovrebbero essere professionali in tutti i sensi, ma purtroppo non lo sono. Questa azione si chiama auditing, no? Che vanno lì alla fine dell'anno e dicono: no, l'azienda merita quest'anno merita una doppia A, o merita una A, o merita una B più. Io sul canale ho postato apposta tutti questi queste sigle che loro usano. E che individuano la bontà, la qualità dell'azienda in quel momento.
aziende che hanno una A, una doppia A o una tripla A non dovrebbero andare fuori business dall'oggi al domani, perché evidentemente c'è qualcosa che non torna. Allora, io naturalmente do il benvenuto a Vale, a Luca. Vediamo un po' se Luca lo conosco, mi sembra di sì, se già si è già collegato. Ecco, e quindi a questo punto cosa faccio io? A questo punto do la parola al dottor Manca, che farà un discorso molto generale da ex bancario, no? Lui ha lavorato tanti anni e quindi è una persona molto competente per parlare di banche. E poi faremo un discorso, se possibile, per quello che possiamo fare noi, un pochino più specifico, per cercare di capire come mai si creano queste situazioni e soprattutto quali saranno i risvolti per quello che riguarda il mercato dell'oro. Perché cos'è successo? Questa crisi finanziaria estemporanea ha fatto sì che l'oro stia volando. In pochi giorni è passato da 58, che era quasi a 64, quindi bisogna anche considerare a 63.900, diciamo a 64, bisogna anche considerare che è il momento di investire in oro, come ripeto io ormai da tanti mesi, e poi dopo mi venite a dire che l'oro costa troppo, insomma, e volete aspettare che cali. Non calerà più l'oro. Farà sì, avrà delle oscillazioni un pochino su e giù come ha avuto nell'ultimo mese, però il trend è quello che andrà verso l'alto ed è l'unica soluzione possibile. Do la parola a Walter Manca e poi dopo ci sentiamo magari per le domande e risposte. Scrivetevi per cortesia tutte le domande che volete fare e poi quando insomma sarà il momento, è meglio lavorare con domande e risposte, sempre meglio. Prego Walter. Grazie mille Max, buongiorno a tutti. Allora, io mi aggancerei a una cosa che hai detto tu adesso, cioè affrettatevi a comprare perché è un momento ancora buono per l'oro e che l'oro comunque salirà. Mi riporta alla mente un passaggio dell'intervista che non mi ricordo se era di quest'anno all'inizio dell'anno o l'anno scorso, ma forse l'ha ripetuta in entrambi i casi, il presidente di Auvesta, che era stato intervistato l'anno scorso alla Borsa di Francoforte, e alla domanda quale fosse il momento giusto per acquistare oro, lui ha risposto visto che sono convinto che l'oro continuerà a crescere perché è il bene che rappresenta la riserva di valore, la protezione contro l'inflazione, tutto quello che si sa in maniera molto chiara, io dico sempre che è sempre il momento giusto e se si aspetta il momento giusto vuol dire che c'è una volontà speculativa che non si combina bene con l'investimento in oro, perché è un investimento a medio-lungo termine. Ecco, detto questo, ritorniamo invece all'argomento dell'incontro di oggi, che sono queste improvvisi fallimenti o default di grandi aziende che sono soggette, in quanto quotate in borsa, sono soggette sia a una certificazione di bilancio che viene fatta da primarie aziende di certificazione di bilancio che devono servire proprio a dare credibilità all'azienda, ma credibilità all'azienda significa dare credibilità alle azioni di quell'azienda, quindi agli investitori che vogliono affidare i propri risparmi o parzialmente i propri risparmi a queste aziende, per cui viene fatta una certificazione di bilancio ogni anno esterna e indipendente che ne attesta la bontà, la solvibilità e diversi altri aspetti. Purtroppo queste certificazioni di bilancio non sempre vengono fatte da aziende serie, perché di fatto sono aziende che vengono pagate per rilasciare queste certificazioni e quindi
su queste certificazioni ci vivono. Se sono eccessivamente rigide, l'azienda che si è fatta certificare ne sceglierà un'altra l'anno successivo, quindi perdono un business. Ma al di là di questo ce ne sono alcune invece che sono proprio di prestigio e in quanto tali vengono scelte dalle aziende sane proprio per avere una certificazione di prestigio. Altro aspetto riguarda invece il rating delle aziende. Adesso, soprattutto a livello bancario, questo concetto del rating è molto sentito perché per chi ha avuto esperienza di affidamenti con le banche dal punto di vista aziendale, la banca assegna a ciascun cliente un rating e sulla base del rating applica le condizioni migliori o meno buone o addirittura non concede il credito. Alla stessa procedura sono soggette anche le banche che vengono classificate secondo un rating e i parametri del rating sono diversi, la liquidità, la solidità, la patrimonializzazione, la struttura organizzativa e varie altre cose. Quindi ci sono le principali agenzie di rating internazionali, sono Moody's, Standard & Poor's, che è la S&P, e scusate la amnesia data dall'età, non mi ricordo la terza. Fitch. Grazie. E queste tre agenzie di rating molto spesso sono danno dei rating, se non uguali, molto vicini fra di loro, e danno il rating per le aziende, danno il rating per gli stati addirittura, e le agenzie di rating, detta in maniera molto diretta, per conto mio, sono dei turbatori del mercato, nel senso che basta che modifichino il rating di o uno stato o un'azienda per far attrarre o far scappare gli investitori. E questo è stato fatto anche nei confronti dell'Italia, che non ha un bellissimo rating e di tanto in tanto sembra che venga regalato grazie a un governo piuttosto che a un altro un'elevazione di rating, ma non è sicuramente da tripla A. Ecco, i rating, giusto per dare un'idea, partono dalla tripla A e a scendere come bontà doppia A singola, tripla B, doppia B e così via. A livello D significa che è già in fallimento. Ma perché io dico che sono delle aziende che ci costano, perché in qualche modo costano a tutti i cittadini di tutto il mondo, perché sono internazionali appunto, ma non fanno esattamente bene il loro mestiere? L'esempio che abbiamo avuto adesso è della Silicon Valley Bank, è un esempio eclatante, una banca con tripla A che arriva da un giorno all'altro a essere quasi dichiarata fallita o salvata da altri interventi. Per cui questo è un esempio che forse ancora non si esplicita in tutti i suoi effetti, anche se per tutto il mondo e soprattutto per le banche che hanno investito nelle azioni della Silicon Valley Bank hanno sicuramente una ripercussione molto negativa. Ma qui non lo vediamo tanto. Sapete dove lo vediamo? E questo è un elemento che io ho avuto modo di studiare da vicino, perché quando nel 2010, dopo 28 anni di banca, ho lasciato il lavoro dipendente per aprire partita IVA, e qualcuno direbbe ma sono rimasto modesto, ho avuto modo di fare l'attività di consulente e soprattutto nelle cause fra clienti e banche, soprattutto in campo finanziario, e quindi mi sono trovato a dover studiare esattamente come è andata
la questione del fallimento nel 2008 Lehman Brothers. Se voi pensate che quella era una serie di scatole cinesi che le tre agenzie di rating davano non in AAA, ma era comunque un rating A, a un certo punto la scatola cinese Lehman Brothers delle obbligazioni, quelle che i risparmiatori avevano acquistato su invito, su suggerimento a volte delle banche, dei promotori finanziari, perché davano un rendimento più alto rispetto ad altri tipi di investimenti, quando si sono trovati a un certo punto con le Lehman Brothers che nel giro di brevissimo tempo sono diventate carta straccia perché non c'era nessun tipo di copertura e è stata una dichiarazione di fallimento, è stato rinfacciato dai clienti alle banche il fatto di essere sicuramente a conoscenza dello stato di crisi della Lehman Brothers e ciò nonostante aver permesso ai clienti di acquistarle. Le banche si sono difese proprio utilizzando le agenzie di rating, nel senso che hanno detto: come potevamo noi sapere che la Lehman Brothers stesse andando in fallimento se le agenzie di rating continuavano a dare un rating a livello di A? Soltanto qualche settimana prima del fallimento Moody's aveva abbassato a BBB, le altre due erano rimaste in A. La settimana del fallimento Moody's aveva abbassato a B o B meno addirittura, e le altre erano passate da A a BBB. Dopo il fallimento Standard & Poor's ancora dava B di rating a fallimento avvenuto, quindi è evidente che la funzione di queste agenzie di rating o arriva tardi o non è addirittura corretta, e questo ha fatto sì che ahimè molti clienti non abbiano avuto soddisfazione dalle banche, salvo i casi in cui il profilo dell'investitore era talmente impreparato da un punto di vista finanziario che non avrebbe mai dovuto essere dirottato su obbligazioni di un'azienda privata, perché di questo si tratta, per cui aveva una componente di rischio che non era in grado di valutare, per cui in questi casi alcuni giudici hanno dato ragione ai clienti e condannato le banche al risarcimento del capitale più gli interessi legali dal momento dell'investimento al momento della chiusura di questa vertenza. Per cui questo mi ha fatto capire allora che ero per fortuna uscito da un sistema bancario che personalmente posso dire mi ha condizionato mentalmente, non solo per i 28 anni nei quali ho lavorato in banca, ma anche successivamente, e qui mi aggancio ad Auvesta e all'oro, perché quando nel 2013 ho conosciuto Auvesta, per me sì, so come tutti quanti che è un bene rifugio, è il bene rifugio per eccellenza, è tutto quello che vogliamo, che è prezioso, ma avere dell'oro nel mio portafoglio non mi interessava, perché ritenevo i prodotti bancari o assicurativi, comunque quello che conoscevo della finanza tradizionale, lo consideravo sufficiente. In più avevo una diffidenza nei confronti dell'oro, perché noi siamo abituati a sentire le leggende italiane o vedere i film italiani che, prendendo in giro la parte romana o napoletana dell'Italia, per la fantasia con la quale organizzano o hanno organizzato delle truffe, dei raggiri, per cui la mia idea era quella che ci fosse un lingottino da 100 grammi
che venisse venduto 10.000 volte. Ovviamente ho conosciuto Aovesta e ho visto che assolutamente così non è, e ho avuto la fortuna, con circostanze particolari, di approfondire la conoscenza, perché devo dire che inizialmente non avevo neanche voglia di approfondire questa conoscenza, e è stata una cosa che mi ha aperto la mente, e la cosa mi fa piacere e ne sono contento, e per cui ho intrapreso dal 2013 questa attività di informazione su un servizio che è sicuramente valido e utile, e dal 2018 mi occupo ufficialmente dell'assistenza per tutti i clienti in Italia per conto di Aovesta. Quindi questo era il breve excursus con atterraggio sull'oro. Max, vuoi che aggiungo qualcos'altro invece rispetto alle agenzie di rating? Prego. Si spiega, cerca di spiegare, no? Come funzionano le principali. Io ho postato tutto sul canale, se vogliono possono andarsene anche a vedere, poi ne parlo un po' anch'io, prego. Sì. Beh, di fatto ho detto già qual è il funzionamento. Le agenzie di rating servono a cosa? A dare credibilità a un'azienda, a uno Stato, perché alla fine fanno il rating anche per gli Stati, e questo influenza le scelte di chi o deve investire o deve investire, perché l'investimento può essere non solo in titoli relativi alle aziende, ma può essere anche un investimento relativo a Stato. Se vediamo, vi posso portare un altro esempio che ha fatto storia, che è quello dei bond argentini. I bond argentini non sono altro che i BOT o i BTP, per meglio dire, dell'Argentina, che a suo tempo, se non ricordo male, dovremmo essere agli inizi degli anni 2000, davano dei rendimenti che erano superiori al doppio rispetto ai rendimenti italiani. Questo differenziale ha attirato parecchi investitori, perché dicevano: quando ho un rendimento del 10% annuo, in 10 anni ho comunque recuperato il capitale, e se invece è andata bene, non solo ho recuperato il capitale, ma ci ho guadagnato il doppio. Questo ragionamento era però collegato a un rating che l'Argentina non aveva certamente positivo, per cui in questo caso, che fosse uno stato ad alto rischio di default, lo si sapeva. Anche in questo caso, per l'esperienza successiva a quella bancaria, cioè di consulente nelle cause tra clienti e banche, ho avuto modo di vedere come le banche sono state condannate perché non hanno spiegato assolutamente a clienti che erano per l'appunto abituati ai titoli di Stato considerati a rischio zero per quanto riguarda l'Italia, e considerati non a ragione, però considerati a rischio zero, rispetto a un investimento diverso come erano i bond argentini, che attraevano per questo tasso di interesse molto alto, ma il rating metteva già sull'avviso che era uno stato a rischio default, e questo le banche non lo hanno evidenziato ai clienti, che non avevano le competenze in materia finanziaria sufficienti per poter fare una scelta ponderata, per cui hanno acquistato, o meglio la banca gli ha proposto questi bond argentini per mantenersi il cliente che chiedeva dei tassi più alti, ha accontentato il cliente perché nominalmente aveva dei tassi più alti, ma lo hanno scontentato nel momento in cui ha perso tutto il capitale. Ecco, queste sono le conseguenze che ci sono state, in positivo e in negativo, rispetto ai rating di queste principali agenzie di rating che avevano dato. Cioè, nel caso dei bond argentini avevano avvisato abbondantemente in anticipo del fatto che fosse un paese a rischio, ma no, non servivano le agenzie di rating, forse perché si sapeva che c'era una forte turbolenza sociale e politica,
però l'avviso in quel caso c'era stato, e allo stesso modo non c'è stato l'avviso per Standard, per Lehman Brothers. Quello che dico io, queste agenzie di rating purtroppo hanno la capacità di influenzare le scelte, ma anche in maniera inappropriata, le scelte degli investitori, quindi dei capitali che si spostano da una parte all'altra del globo, dando appunto queste informazioni che possono portare in alto un tipo di investimento o affossarlo. Per cui li vedo più come organi politici più che tecnici e di valutazione di numeri. Ecco, questa è la mia visione delle agenzie di rating, e mentre quella delle agenzie di certificazione dei bilanci, al di là dell'interesse economico che hanno di lavorare, ma in alcuni casi è richiesto per legge la certificazione di bilancio, in certi altri viene fatta per prestigio, e io credo oggi come oggi che le aziende che hanno ad esempio la certificazione del bilancio da parte della KGMP siano così credibili che guadagnano la fiducia del mercato, assolutamente. Altre agenzie di rating, magari Deloitte e altre, sono nella media, e ce ne sono alcune che sono sotto la media. Quindi anche lì è dovrebbe rappresentare una garanzia, non sempre rappresenta una garanzia per il consumatore finale che si approccia o con un'azione in questo caso. Ecco, io... Ecco, posso intervenire un attimo? Allora, la volta scorsa abbiamo parlato dei problemi della Credit Suisse, no? Allora, mettiamo il caso che una persona decide di depositare l'oro presso questa banca, e questa banca poi va fuori business, no? Chiude, come è successo, insomma, all'altra banca. Che cosa succede dell'oro? Allora, se l'oro è custodito in cassette di sicurezza di questa banca, ritengo senz'altro che le cassette di sicurezza rimangano di proprietà dei clienti che le hanno affittate, e quindi il contenuto assolutamente rimane nelle disponibilità dei legittimi proprietari. Se Credit Suisse fa un servizio di deposito conto terzi, allora deve esserci, chiamiamo una bolla di carico, una documentazione che attesta chi ha depositato e cosa. Per cui anche in questo caso non vedrei assolutamente problema, per ci fosse oro depositato in questi termini lì, non vedrei problemi. I problemi quando è che sorgono? Quando non è tanto la banca che fallisce, perché lì... l'idea di una requisizione di tutto quello che si trova all'interno della banca la vedo lontanissima e contro ogni logica, ma anche giuridica. E invece la cosa che può succedere è che un'azienda che commercia oro si avvalga di questi depositi presso una banca, e questi depositi a chi sono intestati? Il cliente della banca è il commerciante di metalli preziosi, per cui se i depositi sono intestati al commerciante di metalli preziosi e il commerciante fallisce, ovviamente i creditori andranno ad aggredire i beni che risultano in capo al commerciante. La cassetta di sicurezza o il contratto di deposito fatto con la banca è fatto dal commerciante, e di conseguenza i beni si presumono di proprietà del commerciante, e quindi qui vedo dei problemi. Magari giuridicamente è possibile ricreare la proprietà dei singoli beni rispetto ai clienti,
ma di primo acchito vedrei il problema in questo caso, cioè che il commerciante d'oro viene aggredito per tutto quello che è intestato a lui. E in questo caso la cassetta di sicurezza e di conseguenza il contenuto risultano intestati al commerciante. Questo è un problema che vedo detto in maniera molto chiara, vedo con alcune aziende in Italia. Diverso è il caso invece del deposito presso depositi specializzati, perché in quel caso è chiaro che il contratto lo farà il commerciante, ma se è chiarito, ed è chiarito non solo per il commerciante ma anche per chi ha in deposito l'oro, di chi è la proprietà, ovviamente non con nome e cognome, ma che si tratta di proprietà di soggetti terzi che vengono messi in deposito per conto dei soggetti terzi, da parte di Auvesta in questo caso, allora questa separazione del patrimonio è assolutamente netta e non ci sono i problemi legati all'eventuale fallimento del commerciante che ha effettuato le vendite, per cui per il cliente non va perso assolutamente niente. Non so se allora, ho risposto. Walter, no, benissimo, io ti devo dire che qui non sono completamente d'accordo con te, perché io nei miei precedenti interventi ho sottolineato il fatto che se l'oro è comunque a patrimonio, non ha importanza se è un'azienda privata o una banca, a mio avviso, non ha nessunissima importanza. Se l'oro è a patrimonio dell'azienda, cioè rientra nei cespiti dell'azienda, il curatore fallimentare può utilizzarlo sicuramente nelle maniere che vuole. Poi magari te mi puoi dire, beh, una banca, una cosa di qui, una cosa di là, ma però con lo stesso principio tutte le banche dovrebbero essere salvate. Cioè, come mai allora tutte queste banche qui e non sono salvate? Quando seguiamo una certa logica, queste banche qui, anche qualora non fosse stata una crisi immediata, cioè una crisi che ovviamente le crisi veloci sono più difficili da gestire, ma in teoria potrebbero essere tutte acquisite da altre banche, perché è chiaro, è come quando un'azienda va fuori business, che un'azienda fuori business si mette sul mercato, si svende, ma almeno i consumatori finali in un certo senso non perdono niente o perdono poco, e allo stesso tempo chi acquisisce l'azienda ne acquisisce tutto il portafoglio, no? Tutti i clienti. Una delle cose più importanti per le aziende è quella di acquisire sempre nuovi clienti. Siccome acquisirli, ve lo dico come esperienza mia, no? Attraverso la pubblicità o la promozione o il marketing, diciamo così, costa un sacco di soldi. E molte aziende sono lì e guardano sul mercato, perché appena il competitore, il concorrente è in crisi, vanno lì e comprano l'azienda. Però in questo caso non c'è questa volontà a livello bancario. È per questo che io penso che siano proprio tutte crisi pilotate, finalizzate a cose che magari noi non possiamo adesso intuire al 100%. Però quello del deposito bancario sinceramente non mi risulta. Cioè mi risulta che quando le aziende, cioè le banche prendono oro e lo stoccano nei cavò, naturalmente è molto più difficile per l'Interpol o per l'FBI o come andare lì e confiscare. Non hanno nemmeno il passo per entrare, non fanno entrare nemmeno i senatori americani a Fort Knox, immaginati. Però in teoria una piccola banca, ti immaginati una piccola banca di provincia che ha delle cassette di sicurezza dove il cliente finale può mettere oro e va fuori business, e l'oro non è appoggiato a un'azienda terza, è nella cassetta di sicurezza della banca. Ti chiedo, sei proprio sicuro che in questo caso qui l'oro non rientri a far parte del fallimento della banca e possa essere usato dal curatore fallimentare per pagare i creditori?
Io ne sono sufficientemente sicuro perché ti faccio il parallelismo col conto corrente. Se un cliente di quella banca che è andata in fallimento ha un credito sul conto corrente, quel credito è del cliente, non può essere usato per pagare altri creditori. È un credito diretto. Allo stesso modo, la cassetta di sicurezza è un appartamento in affitto, mettiamola così, che ha il cliente. Quindi, quello che può fare il curatore è chiudere quel contratto di affitto, dire al cliente: vieni qua con le chiavi della tua cassetta, portiti via tutto il contenuto perché da domani chiudiamo la banca e quindi non c'è più. Questo contratto d'affitto viene a decadere. Ecco perché ritengo che se uno ha qualcosa in cassetta di sicurezza rimanga come patrimonio separato. Diverso è il discorso riferito al deposito del commerciante che può avere presso una banca piuttosto che presso un. Sì, questo l'hai già detto, questo l'hai già detto. Allora ti faccio un'ulteriore domanda, siamo qui per capire, per cercare di capire. E perché allora il curatore fallimentare non fa la stessa cosa con i soldi? Il deposito del consumatore finale. Invece quando è successo tante volte, no? La Banca Etruria ed altre banche, quando vanno fuori business, uno perde i soldi, no? Cioè non No, capisco questa cosa qui. attenzione, ecco, in Italia c'è un passaggio diverso. Che vale a livello europeo, ma non credo che sia così, ad esempio, negli Stati Uniti. Cioè, in Italia, chi è che perde nel momento in cui una banca va in fallimento? Non sono i correntisti, o almeno i correntisti hanno una garanzia teorica dei propri risparmi fino a 100.000 euro per deposito. Perché c'è il fondo interbancario di garanzia che dovrebbe garantire anche in caso di fallimento della banca questi importi anche per i correntisti, per i risparmiatori, per quelli che hanno il conto attivo con queste cifre. La cosa che è diversa in Italia, perché giustamente tu facevi riferimento al fatto che un'azienda in crisi viene venduta o svenduta sul mercato, qualche altra azienda dello stesso comparto se l'acquista e se la incorpora. La stessa cosa funziona in Italia con le banche. Parecchie incorporazioni di banche hanno avuto come origine proprio lo stato di difficoltà della banca. Un esempio, io sono di Bolzano e ho degli esempi qua vicino. C'è stato agli inizi degli anni 2000 una grande azienda, un'impresa di costruzioni, che con una piccola cassa rurale aveva ottenuto finanziamenti molto importanti, ma non solo da quella cassa rurale, ma di fatto che a un certo punto il castello è crollato e c'erano 90 milioni di euro di passivo fallimentare. È andata in fallimento e c'è stato questo passivo. In questo passivo è stata coinvolta questa piccola cassa rurale di Scena, che è un paesino vicino a Merano, che era talmente esposta da non riuscire a sopportare la perdita collegata a questo fallimento. E allora, per suppressione della Banca d'Italia, è stata praticamente smembrata e acquistata a pezzi dalla Sì, Cassa Walter, Centrale. perdonami Walter, perdona se ti Sì. interrompo. Questo tipo, bene, abbiamo capito, ma non parlo di questi casi qui. Io mi ricordo di aver visto su YouTube delle interviste di clienti della Banca Etruria che naturalmente si lamentavano, stavano piangendo praticamente, perché avevano nel fallimento della Banca Etruria avevano perso tutto. Ma io Ma sono che in cosa questo avevano gruppo. perso? Avevano perso Avevano soldi. perso azioni. Sì, ma i soldi No, non ma ho erano. No, capito. no.
correntisti non hanno perso niente con Banca Etruria. Hanno perso gli azionisti e gli obbligazionisti. L'obbligazione che emette la banca, che dà un rendimento, è un prestito che si fa alla banca. Se la banca va in fallimento, quel prestito non lo restituisce. Ed è quello che è successo a azionisti e obbligazionisti, non solo di Banca Etruria. Ma guarda che in America, quando c'è stato il fallimento del 2008, non ha mica funzionato così. Assolutamente. Chi aveva soldi in banca li ha persi. Te lo posso dire io al 100%. Nei ma limiti infatti, di cui si è parlato la volta scorsa. Magari qui in Italia funziona in maniera diversa. Sì, ti confermo che in Italia la normativa bancaria è nata con il titolo normativa a protezione dei risparmi. E dove sarebbero tutti questi soldi qui se fallisce per esempio l'Unicredit, una grossa banca? Dove li trovano questi soldi qui? Allora, sai cosa è successo? Adesso possiamo fare un aggancio ulteriore. In Italia c'è questo fondo di garanzia che mi pare sia abbastanza diffuso a livello europeo, ma non esiste dappertutto. Quindi questo tutela i risparmiatori fino a 100.000 euro. Chiaramente chi ha somme maggiori sul conto, in caso di fallimento della banca, quelle somme ulteriori ce le rimette. Ma al di là del fatto che cercano di non fare il fallimento, ma arrivare alla acquisizione da parte di terzi. Ma detto questo, i soldi per conto mio di questo fondo di garanzia interbancario, al quale partecipano tutte le banche con quote di utili ogni anno, è finito, ma è finito già da tempo, per cui se adesso fallisse Unicredit, ma non ce ne sono, ma neanche se prendono il PNRR per coprire tutto. Purtroppo è così, ma ci sono interventi esterni. Senza andare troppo lontano, in Olanda, adesso qua in Italia, per chi vede le pubblicità in televisione, c'è Elio e le storie tese che fanno la pubblicità a ING Direct, il conto arancio. Ma nessuno si ricorda che la ING Direct sarebbe andata in fallimento mi pare 15 anni fa, ed è stata salvata con finanziamento statale. Vabbè, sì. Perdona, mi senti? Sì, ti sento. Dimmi. Max, non ti sento più. Sì, no, dicevo... No, non ti sento. Allora facciamo così, mentre non ti sento, aggiungo quello che sta sperando che tu senta me, mi sentiate tutti. La cosa che è successa dopo e che hanno introdotto di recente a livello europeo è il cosiddetto bail-in, cioè hanno girato ufficialmente l'onere di un eventuale fallimento sugli azionisti, per cui non viene coperto in nessun modo la perdita che può avere un azionista di banca. Adesso è così anche in Italia e in Europa, perché è stato accettato questo meccanismo. Walter, mi sentite adesso? Adesso sì, di nuovo. Ecco. Ora io ho perso purtroppo un minuto o due di quello che hai detto, però questi salvataggi non esistono più, no? Questi fondi di salvataggio non esistono più. Se uno ha soldi in banca, in fondi azionari, in fondi di qualsiasi ordine tipo, e per qualsiasi ragione la banca fallisce, perde tutti i soldi, punto. Punto. Il giorno dopo va lì a riscuotere i soldi, la banca è chiusa, non prende niente. Ah, beh, questo è... Che si giri sì. intorno a questa situazione. Ecco, via, scusa, no, anche chi ci ascolta non riesce a capire, sembra che sia ancora tutto sotto controllo. Non ho niente sotto controllo. L'unica, diciamo, soluzione per porre rimedio, per proteggere il patrimonio, perché noi poi stiamo parlando di questa cosa qui, è quella di investire in oro e in metalli preziosi. Io dico sempre, fatelo con chi volete, ma fatelo, non tenete tutti i soldi in banca.
Perché io parlo con persone, mi dicono io ho un vestito qui, un vestito di là, un vestito su, e stanno lì a aspettare, perché ultimamente queste criptovalute, azioni, che cosa siano, hanno perso, e aspettano perché riprendano. Non riprenderanno più. Avete perso il 30%, il 40%, il 50%. Siete già stati fortunati, perché avete ancora il 50% di quello che avete investito. Vendete tutto, tutto. Guardate che io sono una persona molto ponderata nelle mie cose. Non vi direi mai di vendere tutto, così, così che non vi dico mai di vendere tutto l'asset. No, se avete delle proprietà, delle altre cose, naturalmente. Io sto parlando di questi investimenti in quote azionarie, fondi, gli stessi BOT e CCT. Vendete e investite in oro. Questo che sto dicendo. In questo particolare momento, 5 anni fa forse avrei detto un'altra cosa. Ecco Walter, scusami se ti ho interrotto un attimo, volevo fare il punto di questa situazione, prego, continua pure. No, giusto, è giusto dire anche le cose come stanno, e in effetti quello che forse ti sei perso è il passaggio, cioè che i 100.000 euro a deposito che ufficialmente le banche garantiscono a ogni correntista, se fallisse l'Unicredit non ci sarebbero assolutamente. Ma è così, no? Così come non ci sono stati nel 2008, te l'ho detto l'altra volta, che non hanno pagato le assicurazioni, non hanno pagato assolutamente nulla. Non so che cosa si sono inventati, ma le persone hanno perso i soldi e basta durante la crisi del 2008. In teoria sì, dovevano essere rimborsati fino a 100.000 dollari, ma poi non sono stati rimborsati, te lo dico io perché l'ho vissuta sulla mia pelle questa cosa qui. Quindi anche queste, sì, perché dopo si sarebbe innescata anche la crisi delle assicurazioni, e capisci, l'assicurazione, se va in crisi tutto il comparto dell'assicurazione e delle assicurazioni, è ancora peggio se falliscono le banche, perché le banche sono in piedi grazie al fondo tutto il sistema, noi non si sanno queste cose qui. Funziona grazie alle assicurazioni, perché se un'assicurazione non può più finanziare un rischio, perché l'assicurazione finanzia un rischio, crolla tutto il sistema. Questo è un concetto che ha spiegato molto bene Justus Mallins tanti anni fa, c'è scritto anche un libro, scusate, io parlo di un autore che voi non conoscete, e non sono cose queste usualmente che trovate scritte oppure vi dicono gli esperti italiani o europei, lasciamo perdere. Lui ha spiegato molto bene che la funzione delle assicurazioni è molto più importante rispetto a quelle bancarie. Infatti, come vedete, le banche nel corso di questi anni, dopo anche le varie crisi di Wall Street, vanno fuori business e in linea di massima c'è il crollo, ma poi si riprende, non succede nulla. Ma non avete mai sentito che un'azienda di un'assicurazione grossa va fuori business, perché sarebbe un disastro completo per tutto il mondo. Io ve lo dico queste cose qui, perché quando comincerete eventualmente a vedere il crollo, cioè nel senso che queste aziende, la Lloyd, queste aziende di assicurazioni molto importanti, le generali eccetera, vanno fuori business, allora lì non dovete aver paura, dovete tremare, per quello che possa aver capito io. Prego Walter, scusate, hai fatto sta disamina, perché non è molto conosciuto, no? No, ma ci sta, infatti. Ecco, quello che ti dicevo che probabilmente ti sei perso, che ho accennato io, è il cosiddetto bail-in, che è il regolamento europeo che prevede di default che se una banca va in fallimento non c'è nessuna operazione di salvataggio per gli azionisti. Quelli ci rimettono i soldi, punto e basta. Quindi non per i clienti, per gli azionisti. E anche questo aspetto cosa significa? Scaricare degli oneri sul consumatore finale, alla fine. Perché... Sì, ma guarda che... Finisci. No, il discorso che sarà fatto e che è stato pubblicizzato molto molto poco ai tempi della ING Direct, il conto arancio, quando è stato salvato in Olanda,
i miliardi che sono stati buttati dentro questa banca, hanno fatto un calcolo sul numero dei clienti, ha detto se avessero diviso questi miliardi per tutti i clienti, ogni cliente avrebbe avuto di più di quello che aveva depositato. Per cui significa che sono operazioni queste anche di salvataggio delle banche che hanno delle ragioni diverse rispetto a quelle puramente economiche, perché se fossero solo economiche basterebbe dare a ciascuno quello che gli spetta e si spenderebbe di meno. Quindi il senso non è quello, il senso è tenere in piedi il sistema bancario perché è strumentale per qualcos'altro, ma questo tu l'hai anche spiegato bene anche nella trilogia, mi sa. No, insomma, ora volevo dire che in America, quando c'è stata poi la crisi del 2008, erroneamente chiamata del subprime, ricordata anche la volta scorsa, alla fin fine è dovuto intervenire Bush con la famosa espressione too big to fail, troppo grosse per fallire, e l'hanno dovuta salvare lo Stato, no? Il governo federale. Ma la cosa buffa è stata che dopo hanno dato non so quanti miliardi di miliardi, no, a queste banche, la cosa buffa è che posso dire 2-3 anni dopo, quindi eravamo già nel 2011-2012, ho letto su internet che praticamente tutte queste banche qui avevano già restituito tutti i soldi, cioè è stato un miracolo, perché cioè io sinceramente a buon senso non so come possano avere restituito tutti questi soldi al governo. Poi il governo dove li ha messi questi soldi? Dovevano andare in attivo, no? Cioè se escono da una parte poi dopo dovevano essere riportati in attivo una volta che sono entrati. Quindi con tutti questi soldi il governo americano avrebbe dovuto veramente non avere un surplus, però avere un giovamento. Invece il debito pubblico è rimasto interno, è rimasto bello preciso lo stesso. Sono tutti trucchi contabili che si fanno, secondo me, che non sono mica assolutamente veri. Cioè, sono tutte cose che ti dicono che noi ci crediamo, perché però non sono logiche, non sono cose che hanno, secondo me, si fondano veramente su cose di buon senso. Ecco. Allora, ritorniamo a noi. Dunque, io vi volevo un attimo anche ricordare, velocemente, che ho conosciuto in America tante persone, no? Spesso e volentieri si dimentica il fatto che io ho vissuto 21 anni in America e avendo un'attività incontri tante persone. Tra le tante persone ho incontrato, ho avuto modo di conoscere molto bene una signorina che lavorava per Moody. Moody è una di queste agenzie di credito. Vi ricordo, parentesi, poi ci ritorno, che siccome ci sono queste quotazioni di cui queste triple A, si chiamano triple A, cioè l'azienda o lo Stato che ha un triple A, si chiama, è il massimo, no? È il massimo di rating, di numero, di valore che l'azienda può avere. E vi ricordo che in questo momento Moody e anche le altre aziende considerano triple A le nazioni dell'Australia, Canada, Danimarca, Germania, Hong Kong, Liechtenstein, Svezia e Svizzera. E fino a poco tempo fa il Regno Unito. Poi dice Hong Kong viene classificata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono queste, in teoria, le aziende AAA. Però se voi vi andate, è curioso queste cose qui, no? Se voi vi andate a vedere invece c'è un sito che ne ho già parlato, no? Che presenta il debito di tutti i paesi del mondo, cioè gli andamenti di tutti i paesi del mondo, che ovviamente queste aziende di rating dovrebbero considerare, no? Per fare le loro valutazioni, se no che cosa cazzo considerano? Si parla di valutazioni di stati e quindi dovrebbero considerare quello che si chiama il PIL, no? Il disavanzo pubblico, il PIL, il debito estero, tutte queste cose. Ma evidentemente seguono delle logiche molto diverse. Ne ho già parlato in precedenza, vi faccio una azione che in questo momento è più utile al mondo, che sta andando meglio, lo sapete? Lo potete indovinare?
La Cina? No. Un'altra? Ma ne ho parlato la volta scorsa, 2 settimane fa. C'è qualcuno che se lo ricorda? Time. Chi? È Liechtenstein, avevi detto, mi sembra. No, il Liechtenstein è l'unica nazione che non fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutta un'altra cosa. Sì, ha un'altra cosa, ok. Qual è la nazione che va meglio? Ma secondo voi per quale ragione Putin è così cattivo e c'è da fargli la guerra? Ma secondo voi per quale ragione? Ma cazzo, scusatemi. La Russia sta volando. Non sta facendo bene, sta volando, letteralmente volando. Se devo seguire questi numeri, io non lo so, intendiamoci, se sono veri o meno. Perché in questo momento l'azienda che sta, la nazione che sta facendo meglio, stragrande maggioranza è la Russia, che addirittura sta facendo 4 volte il debito pubblico, cioè i costi per la gestione della nazione. Che c'è un debito pubblico ridicolo del 19,30% che potrebbe azzerare in un click sul computer, ma non lo vogliono fare, evidentemente. Poi, già che parliamo di queste cose qui, ci sono altre aziende che però non sono considerate, come la Turchia, che nonostante il terremoto sta facendo molto bene, ovviamente la Svizzera naturalmente sta bene, poi ci sono i soliti paesi di Svezia e Norvegia, che sono paesi ovviamente di grande qualità della vita, e quindi stanno facendo bene. Tutti gli altri paesi, India sta facendo piuttosto bene, benino, ma non granché bene. La Germania sta facendo benino, il Giappone sta facendo malissimo, la Cina sta facendo benino, ma niente, voglio dire, quando dico benino vuol dire che il prodotto interno lordo è grosso modo copre il debito pubblico. L'America sta facendo maletto, il Brasile sta facendo così e così, l'Italia è un completo disastro perché c'ha, vediamo se riesco a leggerlo, un prodotto interno lordo di 2.076 miliardi di dollari a fronte di 3.558 di debito pubblico, con un rapporto di 171%. L'azienda sarebbe già fallita, eh? Sarebbe già un'azienda fallita. E poi ci sono tutti gli altri paesi, vi ho detto le cose più importanti. Come, quindi, perché vi ho fatto vedere questa cosa? Vi ho fatto vedere perché poi queste aziende qui non seguono, secondo me, non seguono i numeri veri, no? Seguono quello che le sovrastrutture vogliono che si segua, che hanno un'agenda completamente diversa dai numeri reali. Delle cose. Quindi quando si fa anche delle analisi, sta attenti perché la televisione ci dice le cose, poi magari il dottor Max dalla Tanzania ve ne dice altre. E come mai queste cose non tornano quasi mai? Poi volevo anche dire, le aziende che si chiamano di auditing, che non sono le aziende di rating, che abbiamo visto prima. Le aziende di rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Ora poi vi dico di Moody, non lo voglio scordare. Ci sono altre aziende che sono aziende, si chiamano di controllo, no? Quelle che vengono e controllano i bilanci a fine anno, tipo revisore dei conti, diciamo così, che sono la Deloitte, la PwC, la Ernst & Young, la KPMG, la Grant Thornton, la DBO, ce ne sono tante, le 20 principali le trovate su internet, che noi non conosciamo assolutamente. Per fare questi auditing, le aziende più importanti, però non sappiamo assolutamente niente. E che sono invece quelle altrettanto importanti, che sono lì a tutela dei consumatori finali e che evidentemente anche loro non fanno proprio un lavoro fatto bene. Poi io qui davanti a me, gli investimenti, l'obbligazione dovrebbe dire che le banche, le principali banche del mondo, hanno nei derivati, che io ritengo che siano il vero problema del sistema nel quale, il vero problema, ci sono tanti problemi, però probabilmente
l'aspetto più rilevante in termini di sofferenze che le bianche hanno. Perché, come ci ha detto il dottor Manca l'altra volta, quelli che ci dovrebbero aver guadagnato sono le banche, però siccome poi li mettono al passivo, ora poi mi dovresti spiegare la domanda che ti voglio fare, è questa Walter, te mi devi dare poi la risposta, sta ben attenta a quello che dico, le presentano su internet come passività, no? Come sofferenze. E allora come fanno da un lato a guadagnarci e allo stesso tempo poi metterle nelle sofferenze? Ma che, naturalmente, ora ti do la parola, La più esposte sono addirittura la mia banca, la Chase Bank di New York, va bene, con 55.387 miliardi di derivati. Poi c'è, ora non vi dico i numeri, c'è la Goldman Sachs, la Citibank, la Bank of America, quella finanziando l'Italia, La Bank of America è quella che ha dato credito l'ultima volta, ha dato i soldi per finanziare l'Italia. La Wells Fargo, la State Trust Bank Trust Company, la HSBC Bank americana, la Bank of New York Mellon, la famiglia Mellon, la US Bank, eccetera, 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 sono più di 38 banche, mettete insieme tutti questi derivati, lasciamo perdere. Quindi la domanda, Walter, è: come mai c'è questa contraddizione? Me la puoi spiegare? Allora, premesso che i derivati sono strumenti finanziari che io ho già da quando lavoravo in banca non apprezzavo, vengono chiamati di strumenti di finanza creativa perché sono ingegneri matematici che li hanno studiati e messi in piedi, che sono basati sul nulla. Io parlo di aria fritta perché questi strumenti derivati sono dei procedimenti matematici che, con un effetto chiamato effetto leva, amplificano le potenzialità di guadagno, ma come contropartita hanno anche una fortissima possibilità di perdita totale del capitale. Le banche sono tendenzialmente avide e puntano sempre a un profitto crescente. Il problema che la riduzione dei tassi di interesse ha portato negli anni, negli ultimi 20 anni, è stato proprio questo, cioè il fatto che la principale fonte di guadagno di una banca è il differenziale fra tassi attivi e tassi passivi. Essendo calato tantissimo il livello dei tassi, siamo arrivati fino a 6 mesi fa a un Euribor negativo addirittura qua in Europa, e i titoli di Stato che avevano rendimento negativo, cioè davi 100 e ritiravi 97 alla scadenza, che è assurdo che qualcuno li vada a prendere, però è così, è il debito pubblico per l'appunto. E in questa situazione le banche hanno cercato altri modi per amplificare i guadagni, e gli strumenti derivati sono stati presi di mira non solo dalle banche, ma poi in un secondo tempo, per inizialmente erano le banche soltanto, poi anche a disposizione dei clienti. Perché? Perché quando la banca vende a un cliente uno strumento derivato, ha una sua commissione, per cui che vada bene o che vada male al cliente, la banca il suo guadagno ce l'ha. Quindi è sulle commissioni che hanno puntato tantissimo le banche, non solo con i derivati, anche con altri strumenti finanziari come le gestioni patrimoniali, i fondi e così via. Perché c'è una commissione che viene applicata al momento dell'attivazione dello strumento, e poi, in alcuni casi, se va bene, c'è una quota di quel risultato positivo che va ancora alla banca, se va male non andrà niente alla banca, il cliente ci ha perso i soldi. Quindi questo è il motivo per il quale non sono favorevole a questi strumenti finanziari. Le banche nei loro bilanci hanno, visto che, come dicevo prima, sono avide e volevano fare sempre molti guadagni, cosa hanno detto? Beh, puntiamo anche noi su queste possibilità di utili
importantissimi da poter mettere in bilancio. E bisogna dire che in alcuni casi è anche andata bene. Però come un anno va bene e il 60% del bilancio di una banca è fatto dai profitti sui derivati, la stessa cosa può succedere col segno contrario l'anno dopo, per cui ce li ha in perdita. Solo che se l'anno dopo ha perso capitale. Ecco perché si tratta di una sofferenza, di una passività della banca. Ed ecco perché può incidere fortemente sulla solidità della banca stessa. Non so se la spiegazione era completa su quello che mi hai chiesto, Max. Aspetta, che tanto per cambiare ti avevo perso. No, immagino che tu, ecco, in sintesi, come mai sono alle passività questi prodotti? Dovevano generare ricchezza per la banca, come mai invece sono stati, insomma, si è creata una situazione per cui stanno penalizzando le banche, le hanno inventate loro questi prodotti, come si inventa una cosa e invece di crearmi soldi mi crea un debito, com'è possibile? Perché, come dicevo nella premessa, le banche sono avide, per cui avendo creato uno strumento che ha la potenzialità di moltiplicare gli utili in maniera esponenziale, ma come contropartita anche quella di poter perdere tutto, perché sono procedimenti matematici di scommesse su andamenti futuri di diversi settori, indici, azioni o comunque qualcosa di misurabile, però sono di fatto scommesse sul futuro. Quando la scommessa va bene, a seconda del tipo di leva, di livello di leva finanziaria si è scelta, si può avere veramente un utile esponenziale, ma anche la perdita del capitale. È successo che le banche, che in teoria dovevano solo guadagnarci perché facevano da intermediarie nella vendita di questi prodotti finanziari, che ripeto per me è aria fritta, questi strumenti derivati, cosa facevano? Se li acquistavano loro stesse per partecipare a questa speculazione fortissima e quindi si trovano nelle passività nel momento in cui la speculazione è andata male e ci hanno perso. E questo ha influenzato negli anni fortemente i bilanci delle banche, che da un anno all'altro passavano da utili milionari a perdite milionarie. Ecco perché li abbiamo trovati anche nelle passività delle banche, perché non erano certamente le banche emittenti dello strumento. Sì, allora. Sì, dunque adesso mi sentite, sì? Vero? Sentite, sì, sì. No? Allora, sì, allora adesso torna un pochino tutto meglio, cioè l'idea che anche le banche stesse abbiano comprato dei derivati per tutta una serie di ragioni anche loro interne. Certo, che una banca compri un prodotto che ha creato sapendo che è un prodotto ad alto rischio e comunque è un prodotto dubbio, certo, questo fa veramente riflettere, perché poi quello che non mi torna, cioè questo aspetto qui che non mi torna, ma quello che non mi torna è questo: se noi si va a giocare alla roulette, si va a giocare d'azzardo, no? E si punta tutta la sera, si punta sul numero, anziché comprare un derivato si punta sul numero e puntiamo tutta la sera, quei 10.000 euro che avevamo si spendono tutti puntando sul numero, o comunque quello che volete, puntando anche su diversi numeri. Però quella sera lì si perdono tutti i soldi, no? Come in linea di massima succede quasi sempre. Questi 10.000 euro non sono spariti, sono andati nell'utile della casa d'azzardo, no? Non è che sono spariti. Ora mi chiedo, ma questi 55.387 e 209 miliardi di queste sofferenze delle JP Morgan Bank, questi sono al passivo, no?
Quindi il controvalore deve essere andato in tasca di qualcuno. A chi è andato in tasca? So se mi sono spiegato, Walter. Sì, sì, questo sì. Passaggio qui che non mi torna. A chi ha emesso questi strumenti derivati che sono... le banche non stesse? Sono... Wall Street. No. Wall Street sono... le ha create queste cose qui. Sì, ma Wall Street è un luogo, una borsa dove vengono scambiati titoli azionari, ma non è la borsa che produce un derivato. C'è una finanziaria, una società di intermediazione mobiliare, una società finanziaria che emette un derivato. La società finanziaria che emette il derivato, quando qualcuno lo acquista, incassa i soldi ed è chi ha emesso il derivato che incassa ed è quello che incassa sempre e comunque. Tutto il resto, e non paga niente perché se il derivato va bene, vuol dire Sì, ho che... capito, 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 capito. Sì, questo si è capito, si è capito. Per cui la banca che emette il derivato difficilmente se lo acquista perché ci ha già guadagnato emettendolo. È questo che non capisco. E poi alla Chase Manhattan Bank, che è forse la banca migliore in America, allora, non perché è la mia banca, però effettivamente è una banca difficile trovargli un difetto. Lavorano a un livello veramente anche di come qualità del servizio molto molto alto, di eccellenza. Che è possibile che i responsabili agli altissimi livelli della banca siano così citrulli da comprare tutti questi prodotti senza capirne la natura e senza capirne le finalità? È questa cosa qui che non riesco veramente. È come se lavorassero contro gli interessi della banca, no? In un certo senso. Perché comprarne Assolutamente. un po' è comprarne un po' per vedere che succede, ma poi loro dovrebbero essere i primi a capire bene queste cose qui. Perché te fa una differenza, Walter, ma una differenza di veramente di come si dice in italiano, di lana caprina, di piena caprina, perché sono gli stessi soggetti, sono le stesse persone. Wall Street è rappresentata da queste banche qui. Poi ci possono essere anche delle aziende terze che vengono fuori con delle idee, che le propongono. Ma sono le banche che decidono Wall Street. Che fanno Wall Street sono le banche. Non sono aziende finanziarie che non si sa dove sono, non sa chi sono. Capisci che ti No, voglio no. Ma, cioè, sì, cercando di almeno. spiegarti. Cioè, se una cosa a loro non li sfagiola, un prodotto non li sfagiola, credo che in definitiva non siano nei propri interessi e non te ne compra 55.387 miliardi. Capisci che ti voglio dire? C'è qualcosa che qui su questi derivati non ci hanno, secondo me, mai raccontato veramente la natura, veramente la ragione per la quale hanno creato queste cose qui. Ma anche queste cose qui, ritornando a quello che io dico spesso, sono tutte magie. Perché se tu Sì. vedi questi soldi che fanno, questo caso è la transustanziazione di soldi in derivati. Ma il processo di transustanziazione, no? Quello che poi permette di, grazie a Dio fino adesso, ancora di trasformare i soldi in depositi in oro, speriamo che duri ancora molto, perché con l'avvento dei soldi digitali io non garantisco niente, non sono assolutamente certo che sia così facile comprare oro nel momento in cui sia tutto digitalizzato, parentesi. Ma voglio ritornare a quello che vi dicevo di questa signorina che lavorava per Moody, no? Non me lo voglio scordare, perché anche questa è una cosa importante. E da quello che ho capito io, funziona proprio quasi io non ho esperienze, grazie a Dio, dirette con la mafia, col mafioso, ma mi sembra di aver capito che come funziona il sistema del commercio purtroppo in tante zone in Italia. La mafia o l'andrangheta che sia o la camorra controllano dei territori, no? Controlla il territorio. Quindi vuol dire che quando se c'è un'attività e c'è un'attività su quel territorio lì, che è della famiglia tale,
te lo sai bene, no? Ti si presenta uno e devi pagare quello che devi pagare se vuoi rimanere in business. E qui funziona un po' alla stessa maniera, perché queste grandi aziende non possono mica dire no a Moody oppure alla Standard & Poor's oppure a Fitch. No. Devono soltanto sceglierne una delle tre e poi alla fin fine il rating che viene fuori non è un rating vero, ma è un rating aggiustato a seconda della fattura che l'azienda di rating emette. Non so se mi sono spiegato. Quindi è tutta una cosa di dire: guarda, sì, l'azienda in questo momento magari è una certa difficoltà, così così così, però vedi, questo è il programma che abbiamo per i prossimi 2-3 anni, stai tranquillo, magari risanerei, quindi magari da invece che un B2, un BA2, tutte queste sigle, no? Oppure un BB più, una cosa di questo tipo, si becca un A più. Questa A più gli permette di incrementare il valore dell'azienda, scusate, dell'azione quotata in borsa, e quindi l'azienda respira, perché naturalmente è una raccolta di soldi fresca, lo sapete, no? Quando comprate azioni, che si fa? Si dà fiducia a un'azienda e che si investe, compra in questa azione, l'azienda riceve questi soldi e li usa per fare business. Benissimo se i bilanci sono in ordine. Ma vi faccio una domanda e poi magari lascio la risposta al dottor Manca. Delle prime 100 aziende americane, quante secondo voi hanno i bilanci veri in ordine? Walter, vuoi rispondere te? No, rispondo io. Prime 100 aziende italiane, americane. Ma probabilmente, se funziona come in Italia, i bilanci in ordine ce l'avranno 10? Zero. Zero, perché in America ci sono le fondazioni e siccome per legge è prassi farlo, è legge. Un'azienda quando fa troppi utili comincia a fare donazioni a Manca, a queste cioè, e la charity, siccome su queste aziende di formazione non c'è auditing, mandano i soldi alle Cayman, mandano i soldi all'isola di Jersey, mandano i soldi nella City di Londra, e sparisce tutto. Quindi secondo me questa qui è una frode in bilancio, perché i soldi dovrebbero rimanere all'interno dell'azienda e eventualmente dati nei dividendi. Walter, mi sbaglio? No, è corretto, è corretto. E quindi Zuckerberg non sono generosi a fare beneficenza. Ma la beneficenza la fanno a discorsi. Tranquillo, tutti quei sono nate così, no? Queste cose qui, anche le massonerie si sono messe insieme per fare beneficenza. A seconda di persone che lavorano all'interno, si va al 5% di beneficenza, diciamo da tutto quello che viene dalla beneficenza, e utilizzano al 5-10%, è già un miracolo, tutto il resto sparisce. Mm-hmm. Quindi purtroppo si vive in un sistema che funziona così, ed è quello che sta avvenendo oggi, è soltanto l'evidenza, no? Insomma, la conclusione, il prodotto di tutte queste manipolazioni che ci sono, soprattutto a livello finanziario. Va bene, allora io lascerei un pochino di spazio agli amici, perché abbiamo già fatto più di un'ora e un quarto oggi, È un argomento molto, credo, quello mi riguarda, è importante da capire bene. Avete delle domande? Siamo qua, se no poi si chiude. Prego. Vi chiedo una maggiore partecipazione, anche con le domande più strane possibili, ma soffriamo un po' tutti dalla terapia, possiamo chiamarla terapia dell'entertainment, per cui ci mettiamo davanti a qualcuno che ci dice delle cose, ascoltiamo, ma poi non si agisce. Voglio, per carità di Dio, mancare di rispetto a nessuno, però poi
dopo l'analisi e l'approfondimento ci deve essere sempre l'azione, oppure fare delle domande anche le più. Prego. Allora, io volevo chiedere al signor Manca, se secondo lui assisteremo ad un'impennata dell'oro costante o se poi si aggiusta nel corso dei giorni, un po' riscende o continua così in alto come sta salendo adesso. Qualcuno diceva fatemi mago e vi farò ricchi. Sarebbe bello sapere come andrà. Io prevedo, anche perché c'è stata questa crescita veramente rapida in questi giorni e non è normalmente nell'andamento del prezzo dell'oro una cosa normale. È altrettanto vero che è sottovalutato l'oro volutamente, per cui se sta salendo probabilmente potrebbe essersi mosso qualcosa che ne sta facendo recepire la necessità, quindi sta aumentando la domanda e di conseguenza ne aumenta il prezzo. Teniamo sempre presente che il prezzo dell'oro generalmente, storicamente è sempre andato crescendo, però ha avuto in questa fase di crescita medio-lungo termine anche delle azioni al ribasso. Quindi dire che adesso ci sia un calo di nuovo a breve o che continui a salire è difficile da prevedere. È più facile dire che visto l'arco temporale, il massimo raggiunto un anno fa, che adesso sta raggiungendo nuovamente, per il mantenimento del trend di crescita dovrebbe salire ancora sicuramente, però ahimè non ho la sfera di cristallo, non so se l'indicazione può essere utile, Erika. Sì, io guardo ieri veramente c'è stata una salita pazzesca. Infatti, adesso il fine settimana sarà comunque di tranquillità ed è da vedere come ripartirà lunedì e da lì si capisce se è un picco pesante oppure soltanto un assestamento nella direzione giusta che ha sempre avuto l'oro. Ma lunedì ci dirà sicuramente qualcosa in più. Grazie. Per quanto riguarda invece le banche, ho già avuto esperienza, per cui sono d'accordo con tutto quello che avete detto. La cosa importante è chiedere alla banca come vanno i fondi, loro vi diranno che va sempre tutto bene. E soprattutto quando vanno male dicono non è questo il momento di vendere. Tenga lì. Perché nel 2040 avrete tutto indietro. Esatto. Ma solo se accompagnati dai genitori. Altre domande? Sta chiamando Renata, ma adesso sono occupato. Ho appuntamento con lei. Va bene, allora diciamo così. Non indugiate troppo, perché come vedete effettivamente potrebbe poi salire oltre 65, poi effettivamente per chi veramente ha una mezza intenzione, ha qualche soldo magari in banca che è lì, che non rende niente, è un po' di coraggio, via. Un po' di coraggio e chiamate il dottor Manca, se volete parlare con me prima di essere a disposizione, come sempre la consulenza è gratuita. Io se non ci sono altre domande chiuderei qua oggi, vi ringrazio tutti, vi auguro buon fine settimana, ricordandovi che l'appuntamento per il piano B e piano C è il mercoledì per il momento ancora alle 19 e il consueto appuntamento per parlare di oro è il sabato alla stessa ora. Ringraziando tutti e vi auguro di nuovo un buon grazie fine settimana. Grazie a tutti. Grazie, un buon fine settimana anche da parte mia e buona festa del papà per domani. Grazie a tutti.